Questa settimana alle scuole comunali Santa Maria di Poschiavo si tiene il corso di computer con TIC Il Ramarro Blu, pensato per ragazze e ragazzi dalla terza alla sesta elementare. Patrick Giovanoli, perché un corso di questo genere? Cosa può portare? Un corso di questo genere perché da alcuni anni a questa parte ci siamo accorti del seguente, vale a dire che quando si parla di nativi tecnologici, pensando ai giovani e alla loro destrezza nelle tecnologie, in parte sì è vero, però in parte poi abbiamo notato che mancano degli elementi fondamentali nella padroneggiare gli strumenti di comunicazione mediata da computer, vale a dire che poi se i ragazzi sanno giocare usando le tecnologie, non sanno per esempio creare un foglio, un documento Word, non sanno salvarlo e men che meno non sanno spostare o creare delle cartelle sulla scrivania. E quindi quali contenuti ha questo corso? Allora, il corso parte con gli obiettivi e vuole cercare di colmare le lacune date da una conoscenza, per esempio, della scrivania, di come io posso fare ordine sulla scrivania, di come io posso creare dei documenti, salvarli e salvarli seguendo un percorso dove voglio io, in modo tale che poi riconosco questo percorso per andare ad aprire questi documenti, questi file che ho creato. E c'è anche internet, giusto, come parte del corso. Chiaramente c'è una parte che è dedicata a internet perché è importante approcciarsi anche a questo e dunque nel corso cerchiamo di far capire e di portare il messaggio per il quale internet deve essere visto come uno strumento che serve in questa prima fase soprattutto a cercare. Dunque diventa uno strumento di ricerca di documenti, di testi, di filmati, di immagini e di audio. In una corso successivo c'è la seconda parte, cioè non il cercare ma il dare informazioni. I genitori spesso così, esprimono delle preoccupazioni quando si parla di bambini, bambine e internet. Che ruolo possono avere i genitori o gli educatori o i nonni per un bambino nel suo rapporto con internet? Allora, è chiaro che bisogna avere una mentalità per la quale una persona adulta deve essere responsabile dei propri figli. Responsabilità vuol dire anche attenzione, e dunque non basta, o con questo non, bisogna dire che non si può lasciare i ragazzi e le ragazze allo sbaraglio, ma purtroppo i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di attenzione e di tempo. Questo vuol dire che come genitore, come nonni anche, o come parenti, come adulti, insomma, bisogna accompagnare i ragazzi in questo mondo. Ecco perché anche il corso è offerto a dei ragazzi e sono degli adulti che accompagnano ragazzi a conoscere internet. È chiaro, come in tutte le cose, anche in internet c'è o ci sono dei lati positivi e ci sono dei lati negativi. Ci sono quegli aspetti in cui le persone giovani possono essere fregati, diciamo così, però ci sono anche aspetti positivi. Nella vita poi reale questo è la stessa cosa, perché come può avvenire che qualcuno riesce con una telecamerina a registrare i codici dell'automatico per poi estrarre dei soldi, ecco che uno può entrare in internet in un modo o nell'altro e fare degli affari loschi. D'altra parte però c'è sicuramente anche il lato positivo della medaglia e noi diamo peso soprattutto al lato positivo senza dimenticare i rischi e certi pericoli che ci sono, perché nella vita è così, diciamo. Della serie la tecnologia c'è, quindi tanto vale saperlo usare bene. Beh, questo assolutamente, perché l'intento, la filosofia è che dobbiamo vedere le opportunità ed essere comunque però attenti e critici. Concludendo, Patrick, a chi lo consiglieresti questo corso? Beh, io prima di tutto voglio ringraziare coloro che l'hanno frequentato, sia in Valle Bregaglio che in Val Poschiavo. Lo consiglio ai genitori e a quei ragazzi che vogliono fare un passo in più. E sembra un po' strano quando dico passo in più, riferito proprio a già cercare di professionalizzare
l'uso delle nuove tecnologie.